È appunto il 1977, io ho 14 anni. Vedo una ragazza che scrive su una lavagna: Franco Piperno for president. Tra la generale approvazione, mi pare applausi. Ecco, mi fa piacere ricordarlo 40 anni dopo, qui, perché c'è Franco Piperno, e voglio anche ricordare, sottolineare che è stato un po' un sex symbol in quegli anni. Ma al di là della battuta, mi serviva per arrivare a dire una prima considerazione, no? Un consenso grande, un'influenza e una capacità di toccare corde sensibili e di rappresentare immaginari che i gruppi, i movimenti, la sinistra cosiddetta extraparlamentare, rivoluzionaria aveva in quegli anni. Non entro evidentemente in divergenze e differenze molto grandi, che erano molte, ma per me, che venivo da una famiglia del PC con una madre intelligente, molto appassionata alla politica, la quale però chiusa appunto tra le mura domestiche come tante donne della sua generazione, comprava F e seguiva i fili del femminismo, che poi sarà appunto la chiave di lettura che le insegnerà più cose sulla sua esistenza, ma certamente mi aveva anche trasmesso una forma di orgoglio e di rispetto per il grande partito operaio, no? E per me questa cosa, appunto, entrare in questo liceo e scoprire un altro mondo, appunto quello di una sinistra altra, fu una specie di rivelazione. E quindi iniziava con l'adolescenza una specie di vivace dialettica, no? Con i padri e con le madri, una dialettica che ha continuato e continua, se vogliamo, no? Forse mi verrebbe da dire più interna, una sorta di album di famiglia della sinistra, e che metteva in discussione appunto certe figure guida, l'operaio, l'impiegato massa, e anche una serie di valori che portavano con sé, no? Quindi un'eguaglianza che finiva per interpretare come democraticismo individualista subalterno al sistema di potere tutto ciò che stava fuori un po' da un nucleo classista, no? E poi l'etica del lavoro, il senso del sacrificio di cui su cui erano state incentrate le vite delle generazioni precedenti, mentre la nostra era comunque avida di scarti, di creatività, di spazi di libertà, di tempo per non fare ciò che sembrava obbligatorio fare, no? Fuori dalle regole della scuola, della fabbrica, di una vita regolata e scandita dalla normalità piccolo borghese. E il femminismo fu senz'altro centrale nel ribaltare una modalità, una postura, un metodo, mettendo appunto il centro il soggetto. Riporto un passaggio da Lea Melandri, dall'infanzia originaria, libro scritto appunto nel 1977. Lei scrive: contrapponendo il soggetto sociale, classe, all'individuo, come se la classe fosse già in sé stessa, oggettivamente, il soggetto della rivoluzione, il materialismo dialettico rischia di attribuire concretezza e forza rivoluzionaria a un'entità non meno astratta e alienata dell'individuo. La ricerca di un'individualità concreta si lega dunque inevitabilmente alla ricerca di una nuova socialità. Dunque fu soprattutto una ricerca di altri centri gravitazionali, un'attrazione irresistibile che spingeva a tentare di cambiare tutto, combattendo anche per abbattere le barriere, no? Tra intuizione, sentimento e ragione. Fu centrale dal mio punto di vista, soprattutto oggi che ci penso e che ve ne parlo, la messa in discussione delle barriere tra sfera privata e sfera pubblica. La privata oppressione delle donne diventa il centro di una riflessione politica fondante, forse non ancora sufficientemente riconosciuta, che ha avuto i connotati di una grande riflessione collettiva, quindi al di fuori di ciò che il femminismo ovviamente teorizzava e rivendicava. C'è infatti
nell'Orda d'Oro di Balestrini e Moroni un paragrafo che si intitola Dalle panchine ai centri sociali. E qui siamo nel 76 a Milano. Un ragazzo maschio racconta: davanti alla stazioncina di Limbiate, l'Interland milanese, ci sono alcune panchine. Le panchine hanno ormai il colore dei nostri jeans. Stavamo al freddo sulle panchine, ma almeno potevi parlare di te stesso, dei tuoi casini, anche personali, trovare solidarietà al tuo stato d'animo. E in effetti devo dire, che me lo ricordo, che stavamo tutti sempre sulle panchine a parlare di politica, di libri che leggevamo, dei problemi della scuola, di film, dei problemi con i genitori. Oggi mi pare che la politicizzazione del privato e degli universi sentimentali del soggetto sia estremamente più complessa. L'individuo contemporaneo performativo, obbligato a essere imprenditore di se stesso, a dimostrare il proprio valore, è anche obbligato a non ad obliterare le proprie difficoltà e fa fatica a metterle in connessione con gli altri. Non a caso appunto il tema del debito, il tema della povertà, trattati come colpe, diventano una forma di governo e di repressione. Quindi meccanismi che generano nuove forme di dipendenza, dispositivi biopolitici che si muovono precisamente sul versante del controllo della vita. Ma per tornare alle panchine, alle forme dell'autocoscienza, che come dico erano forse più larghe di quello che si immagina, da qui insomma passa la valorizzazione di soggettività e differenza e una rilettura critica della cultura e dei quadri mentali che implicava. In qualche modo si trattava di disorganizzare collettivamente la logica del dominio, come scriveva Manuela Fraire nel 76 sui Quaderni dei Piacentini, a partire appunto da bisogni e desideri della persona, dal proprio vissuto personale, coniugando io e noi, politicizzando i fatti considerati privati, perché l'assunto, pure tra difformità e vedute e impostazioni diverse, era comunque sempre che il modello di sopravvivenza alienante e distruttivo è ciò che attraversa l'intera organizzazione sociale. La visione alternativa del comune interesse per la qualità della nostra vita, riprendiamoci la vita, si diceva allora, in opposizione alle forme distruttive del biopotere, è esattamente anche una necessità dell'oggi. Tutto questo ovviamente urta anche, no, contro un ordine e un'unità ideali che ritornano continuamente, senza grandi variazioni, no, nella storia della sinistra, introduce appunto diversità e dissonanza, è minaccia di cambiamenti e di nuove impreviste contraddizioni. Non a caso tra i gruppi e il femminismo non bocciò propriamente una storia d'amore, né una vera alleanza e complicità, insomma fu un confronto a tratti anche molto duro. E questo per dire che appunto da un lato si martellava l'universo maschile, no, in cui siamo stati tutti e tutte a forza collettivizzati, e il femminismo rivendicò appunto la necessità di tale operazione in modo preciso e cristallino, e forse da più parti ne viene compreso a pieno solo oggi il grande significato e l'importanza. Dall'altra c'era un febbrile processo di costruzione di nuovi legami sociali dentro le assemblee, dentro l'agire politico, ma anche negli happening, nei concerti. Quindi meccanismi di rispecchiamento, anche altri, no, che contribuivano a generare un senso di appartenenza ad un mondo sfaccettato e complesso, dove eravamo noi, dove ci si sentiva parte di un processo comune, dove, per citare ancora Melandri, il cibo e l'amore, la sessualità e il fare, il gioco e la necessità non possono che rinascere insieme. Un'ondata travolgente di politicizzazione di massa, no, che investe le radici stesse della società civile e le strutture profonde della formazione dell'identità, appunto, prima di tutto famiglia e scuola. E ciò dovrebbe forse portarci a riflettere meglio sull'importanza dell'autocoscienza e sulla necessità di affrontare più precisamente, mi verrebbe da dire, una sorta di psicanalisi del soggetto collettivo, no?
se non che la psicanalisi in quegli anni fu soprattutto schizoanalisi, un io in connessione con una costellazione sociale da usarsi contro la repressione del carattere rivoluzionario del desiderio, no? Appunto con Guattari e Deleuze. Quindi rompere il cerchio di un'esistenza che aliena il piacere e la vitalità, congelati in una specie di infanzia coatta. Un'ultima cosa e poi chiudo, a proposito di violenza, di cazzotti per sopravvivere, volevo dire qualcosa sulle manifestazioni per l'aborto. La legge viene approvata il 22 maggio del 78. Negli anni precedenti si erano susseguite serrate battaglie per combattere il problema degli aborti clandestini, che riguarda in modo diretto e indiretto milioni di donne. È difficile quantificare, ci sono i giornali dell'epoca che parlano di 3-4 milioni secondo alcuni, 1,5 o 3 secondo altri. Comunque, insomma, vengono condotte delle analisi in quegli anni secondo cui le donne morte per aborto o malattie conseguenti a pratiche clandestine erano circa 20.000. E questo dato lo ricordo perché serve a comprendere, no? La violenza di una società dell'epoca e la sua ipocrisia, no? Tra retorica di una maternità sacralizzata ed esclusione e sudditanza della donna all'uomo, no? Un prezzo concreto della sofferenza che segna e distingue il corpo delle donne da quello degli uomini. Si fece una grande fatica ad ottenere quella legge, che poi non piaceva del tutto a tutte, ma che certo fu accolta con sollievo. E oggi, tra l'altro, rischia pure di essere smontata nella pratica, no? Tra obiezione di coscienza e taglia alla sognità. Ma ecco, fu comunque una battaglia che ci ricorda anch'essa, tra moltissime altre cose, com'era violente ed escludente quel mondo, no? Mentre poi si ricorda soltanto come fu violento quel movimento, no? Per paradosso, no? La violenza, come bene si sa, è un rapporto, no? E temo che appunto non sia meno violenza quest'epoca, anzi basta vedere che cosa si è predisposto per i migranti. E alla fine, con questa veramente chiudo, credo che il problema sia oggi, come allora e sempre, quello del potere. Noi abbiamo, anche appunto avendo respirato solo all'ultimo minuto possibile, avuto e mantenuto un cattivo rapporto con il potere. Per le generazioni successive si è provveduto a costruire un castello di legami, di dipendenze violentissime, a proposito di violenza, che rendono più difficile prendere distanza. Eppure penso che sia esattamente questo il lavoro che dobbiamo fare, no? Anche oggi. Quindi ricostruire, proprio a partire dall'esperienza del 77, una nuova antropologia dell'esodo come forma di rifiuto e nuove sperimentazioni comune per sottrarre il soggetto all'imperativo dell'azione individuale.